ho fatto un errore grave e anche grossolano, se vogliamo. Il video che vedete qui, praticamente a un certo punto arriva un rumore fortissimo, un elemento di disturbo che dà anche abbastanza fastidio. Beh, trattandosi anche di un video che parla del suono, è una bella gaffe, un bel autogol. Ora, potrei dirvi che l'ho pubblicato di notte, che magari un po' a corsa prima di prendere un aereo, ma di questo giustamente non me ne frega un po'. Il punto è un altro, l'avrei potuto togliere e magari quasi nessuno se ne sarebbe accorto. E invece non lo faccio. È bene imparare dai nostri errori, prima di tutto, per non rifarli in seguito. Punto numero due, importante quando si va online, fare quello che si dice in gergo double checking, cioè verifica, controlla e riverifica successivamente, perché quello che io ho fatto è una bella zappata sui piedi della mia credibilità. Potrei aver perso degli utenti perché qualcuno ci ha anche lasciato l'udito, se vogliamo. E quindi, insomma, non è auspicabile se vuoi promuoverti online. Cerca di verificare sempre quello che fai, stai molto attento. Abbiamo anche detto di non essere perfezionisti, ok? Ma tra essere perfezionisti ed essere approssimativi c'è una bella differenza. Quindi, occhio quando vai online, cerca di controllare, bastano pochi attimi, anche una scrittura precisa, pulita, evita gli errori d'ortografia, che anche lì, voglio dire, fanno veramente una pessima figura per niente. E poi, di contro, il modo migliore per migliorarsi è imparare dai propri errori, verificarli, tenerli lì per non rifarli in seguito. Quindi, oggi ti auguro di fare tanti errori, nel senso buono del termine, e di migliorarti insieme a me. Alla prossima!